Per la maggior parte di noi indiani, la fine giunse tranquillamente. Spediti alle nostre primitive origini in un angolo di mondo lontano e poco attraente, noi non ci attendevamo molto di più che legna da ardere e pelli di bufalo per riscaldarci. L'uomo bianco venne da noi, uno zoticone insignificante dagli occhi color acqua piovana, e ci parlò. Promise che la vita sarebbe proseguita come sempre, che trattati sarebbero stati firmati e tutti quanti, uomo, donna e bambino, sarebbero stati vaccinati contro un mondo che ci era estraneo, un mondo di denaro, promessa e malattia. Sono versi di James Welch, poeta e romanziere 53enne, nato e cresciuto a Browning, nella riserva indiana dei Blackfeet, i Piedi Neri. Browning è nel cuore del Montana, uno degli stati più belli d'America, quello con il cielo più ampio e più luminoso. Il mondo letterario di Welch è il Montana, la sua storia indiana, le sue terre, la sua gente. I protagonisti dei suoi 4 romanzi sono esseri umani sofferenti ma dignitosi, inquieti ma taciturni. Nel Montana non c'è molto da fare. E così la gente beve, beve molto, poi sale in macchina, spinge sull'acceleratore e si uccide. La storia delle loro vite è decisa prima ancora di cominciare. Custer's last stand. L'ultima battaglia del generale Custer. Poche altre immagini sono così vividamente impresse nell'immaginario americano. Ma a un secolo dalla sua morte, Custer non è più considerato un eroe in una nazione turbata dal trattamento che ha riservato ai nativi. Sì, la voce è proprio quella di un altro scrittore indiano, Navarro Scott Mamaday. Ma l'autore del testo è James Welch, detto Jim. Welch non ama molto gli eroi, figuriamoci il famigerato generale Custer. No, Jim ama gli anti-eroi, i marginali, i vagabondi, i reietti. Le sue pagine sono consacrate agli esseri senza storia, che la storia hanno finito per farla davvero, a loro spese. Uno degli aspetti dell'ultima battaglia di Custer che più mi ha incuriosito è la composizione delle truppe del generale. Gran parte dei suoi soldati erano immigranti e contadini. Non avevano nessuna esperienza militare, non sapevano come combattere contro gli indiani. Così in un certo senso i soldati bianchi, certo non gli ufficiali e soprattutto non Custer, ma i soldati e i caporali, a modo loro erano anch'essi delle vittime, proprio come gli indiani che stavano combattendo. Alcol e morte, una lunga scia di croci bianche che porta a Browning. Una cittadina spazzata da un vento gelido, popolata da nativi duri e generosi, vittime di un'economia strangolata da sogni impossibili. Un universo che Jim Welch ricorda con affetto. Forse il ricordo più intenso che ho della mia infanzia è legato all'immagine dei vecchi della comunità seduti sulle panchine davanti allo spaccio della riserva. Ce n'erano sempre 5 o 6, seduti per ore a raccontare storie e leggende fino al tramonto. Io non capivo perfettamente la lingua dei Piedi Neri, ero troppo piccolo.
Quel che capivo però mi bastava per seguire i loro straordinari racconti, che erano pieni di nostalgia per i tempi passati, quando ancora non c'erano troppi uomini bianchi e si riusciva a vivere in modo tradizionale, da veri indiani. Il paesaggio attorno a Browning è costituito da dolci colline e lievi avvallamenti. Ci sono molti stagni, molti laghetti con canneti, anatre, rane, insetti di ogni tipo. Così parte della mia educazione è consistita nel perlustrare a fondo le colline attorno a Browning con i miei amici, che erano tutti degli indiani piedi neri. Vivevamo come vivono tutti i ragazzi, ma noi avevamo il privilegio di muoverci in un paesaggio immenso e generoso, con sullo sfondo le montagne rocciose, un paesaggio davvero straordinario. D'inverno forse era un po' grigio e livido, con venti gelidi e tormente di neve, ma io l'ho sempre considerato un luogo idilliaco, ideale per un'infanzia felice. Mi sono sempre sentito indiano. I miei genitori erano indiani e anche un po' irlandesi. Insomma, avevo due nonni irlandesi e due nonne indiane. Così penso di aver potuto godere il meglio dei due mondi. Sin dall'infanzia, però, io mi sono sentito soprattutto un indiano. So di essere un indiano. Mi sono sempre identificato con i nativi. Tutti i miei amici lo erano. Sono cresciuto come un indiano e come tale ho sempre vissuto. It just seemed the way I grew up. And I think it's just a sense. Il fatto di essere indiano mi inorgoglisce. Penso che tutte le tribù indiane abbiano un forte senso di orgoglio, siano fiere della propria indianità. In passato, e in una certa misura ancora adesso, i nomi indiani portavano in sé un'indicazione, un riferimento agli esseri umani o all'essere prediletto e predestinato. L'orgoglio di essere indiani è sempre stato presente in tutte le tribù e i piedi neri sono una tribù particolarmente fiera, con un forte amore per la terra dalla quale proviene. Il paesaggio è molto importante per noi. Quando guardiamo le montagne rocciose a pochi chilometri dalla riserva, in realtà guardiamo e vediamo il luogo nel quale è nato il nostro creatore, Napi, il vecchio uomo. Le montagne rocciose sono definite la spina dorsale del mondo. Napi ha scelto di nascere tra le nostre montagne e di creare innanzitutto le nostre terre. Qui Napi, il vecchio, ha scelto di darci la vita e la morte. Il fatto di vivere tra queste montagne, su queste terre, permette ai piedi neri di sentirsi veramente a casa. Questo è il luogo dove devono vivere. Penso che gli indiani si sentano speciali per un motivo ovvio. Essi sono stati i primi esseri umani a vedere e a occupare queste terre. Questo era il loro mondo. Qui gli indiani hanno generato la vita, hanno sviluppato una relazione rispettosa con la natura e i suoi vari elementi, con la terra incontaminata. Qui gli indiani hanno imparato a sopravvivere, persino a crescere e a prosperare. Ecco perché gli indiani hanno la sensazione di appartenere a queste terre e non viceversa. E perché provano un profondo senso di ingiustizia verso tutte le tragedie alle quali sono stati esposti e per i torti che continuano a subire. In effetti la disoccupazione, l'analfabetismo, un alto tasso di suicidi e di mortalità infantile, l'alcolismo, continuano a penalizzare le riserve indiane. Non ha più senso nemmeno chiedere perché l'indiano beva. Le automobili di Browning, quel poco che ne resta dopo le folli corse notturne nella prateria, sono degli indiani, il garage è dei bianchi. Private
L'industria privata, nelle nostre riserve, di solito è proprio nelle mani dei bianchi. Così per gli indiani la coperta è sempre troppo corta. La mancanza di reali opportunità economiche è il problema chiave di qualsiasi riserva. Le industrie le evitano, perché di solito esse sono situate in zone scomode e remote. Io ho sempre pensato che se i problemi economici delle riserve potessero essere risolti concretamente, anche molti problemi sociali sarebbero eliminati. Purtroppo molti indiani sono facile preda dell'alcol. Bevono per dimenticare, per annullare i problemi della loro vita quotidiana, che spesso è tragica e senza speranza. I problemi economici e l'alcol spezzano un gran numero di famiglie indiane. Ecco perché credo che se un'industria scegliesse di operare seriamente nella nostra riserva, i membri della tribù dei Piedi Neri potrebbero diventare economicamente autosufficienti. Ritroverebbero un po' del loro orgoglio e così facendo risolverebbero un discreto numero di problemi sociali. A Browning però tutto è immutato da generazioni. Si continua a bere e a pigiare sul gas. A ricordare le mille e una giovani vite di Browning basta una povera croce di ferro sul ciglio della strada. Per sfuggire a un destino che appariva tragicamente segnato, il padre di Jim, per qualche tempo impiegato dell'amministrazione indiana, un'agenzia federale ovviamente, provò ad andarsene con la famiglia in giro per le riserve indiane d'America. La prima tappa fu l'Alaska. Il paesaggio era diverso, certo, ma la sostanza dei problemi non mutava. Io ero cosciente sin da ragazzo della sindrome che colpisce e attanaglia il mondo indiano-americano e che genera poi enormi problemi di alcolismo. Ne è causa la radicata mancanza di opportunità, di fiducia, di speranza. Nessun nativo può credere in un futuro migliore. Nelle comunità indiane nelle quali ho vissuto, però, ho conosciuto famiglie straordinarie che facevano di tutto per impedire ai propri figli di autodistruggersi. Dopo l'Alaska fu la volta di Minneapolis nel Minnesota, una delle capitali urbane dell'America indiana che, ai margini degli sfavillanti palazzi della City, ospita tuttora più di 20.000 nativi, soprattutto Sioux, provenienti dalle riserve del Dakota. Un'esperienza tra le più utili per un giovane che stava cominciando a mettere i suoi primi versi per iscritto. Penso che l'educazione che ho ricevuto a Minneapolis abbia contribuito ad allargare i miei orizzonti in modo considerevole. L'esperienza di vivere al di fuori di una riserva e di una comunità indiane mi ha offerto una prospettiva diversa sulle cose del mondo. Quel senso di distacco e di distanza più tardi mi ha permesso di capire meglio il mondo non indiano. E mi ha giovato molto anche come scrittore, perché mi ha dotato di un corretto equilibrio emotivo nei confronti della comunità indiana nella quale sono nato e cresciuto. Uno degli interminabili treni della prateria, i celebri cavalli di ferro che hanno contribuito a conquistare il West, in pratica a soggiogarlo, accelerando vertiginosamente l'annientamento delle popolazioni indiane. Un treno della prateria alla fine degli anni 50 riportò la famiglia Welch nel Montana, consegnando Jim al suo destino di scrittore. Scrivevo poesie già alle elementari e al ginnasio, poesie che non avevo il coraggio di mostrare a nessuno.
In quegli anni, nel tipo di comunità nella quale sono cresciuto, chi scriveva poesie era considerato una femminuccia e quindi chi come me lo faceva non avrebbe mai trovato il coraggio di mostrarle o di leggerle ai propri amici. Ma scrivere già allora mi incuriosiva molto, così seguì alcuni corsi di scrittura al liceo e poi all'università. Mi accorsi che scrivere mi piaceva proprio e che non avrei potuto farne a meno. La mia crescita fu lenta ma costante. Fu però solo dopo l'università, quando alcune riviste cominciarono a pubblicare qualche mia poesia, e poi addirittura mi fu chiesto di darne alle stampe un'intera raccolta, fu solo allora che cominciai a pensare seriamente a una carriera di scrittore. Lasciatasi la riserva Blackfeet alle spalle, Jim Welsh approdò nella metropoli del Montana, in realtà una tranquilla città di provincia che ruota attorno ad una università di buona reputazione. Welsh vi si laureò in letteratura. È di quei suoi primi anni lontano dalle sue terre questo crudele ritratto di Harlem, una cittadina appena fuori dalla riserva. Qui non abbiamo bisogno di contrabbandieri. Bere è la regola e tutti gli indiani bevono nel locale migliore. Se sei sufficientemente povero, il denaro non costa nulla. Harlem, il tuo albergo ha una notorietà eccessiva, i tuoi bambini hanno i vestiti stracciati. Ma tu prosegui, sopravvivi al pessimo cibo dei due piccoli ristoranti e diffondi il tuo odio per il selvaggio che ti porta denaro. Quando morirai, se morirai, ti ricorderai dei tre giovani indiani che assaltarono la drogheria sparando. Si chiusero dentro e per giorni gridarono: «Siamo ricchi, aiutaci signore, siamo ricchi». Dopo aver insegnato per alcuni anni senza grandi entusiasmi all'Università di Missoula, Jim Welsh scelse di consacrarsi interamente alla letteratura, compito che assolve ormai dai primi anni 70, con metodo e con straordinario successo. Penso che scrivere sia qualcosa che devo fare. Non so perché, proprio non riesco a spiegarlo. Sento il bisogno di raccontare storie. E poiché scrivo quasi esclusivamente storie legate agli indiani e al loro mondo, sento il dovere di parlare dei nativi in modo tale da fare opera in pari tempo di educazione e di intrattenimento per i miei lettori. Mi piacerebbe contribuire alla comprensione del mondo indiano da parte di chi non ne è membro, spiegare cioè forme e significato delle nostre vite nelle riserve in una prospettiva di indagine e di analisi storica. Insomma, scrivo per un senso di responsabilità verso il mio popolo. Missoula è una città curiosa. Si dice che ospiti qualcosa come 80 scrittori e che abbia la più forte densità mondiale di letterati per metro quadrato. Forse non è vero, ma qui a Missoula anche il nome della libreria Facts and Fictions, Fatti e Finzione, fa riflettere. Missoula è quindi il luogo ideale per chiedere a Welsh se condivide l'opinione del suo amico e collega Navarro Scott Mamaday, secondo il quale la parola è sacra. Non lo so, continuo a sentir ripetere che forse tra non molto il computer saprà sostituirsi anche ai romanzi e ai romanzieri. Non so come, e spero che non succeda mai. Perché in realtà io credo che le parole siano tuttora, probabilmente, la fonte di legame più profondo che esista tra gli esseri umani. Penso che solo comunicando con le parole gli uomini possano sviluppare una relazione emotivamente approfondita. E poi un libro lega in modo misterioso un lettore allo scrittore. Tra di loro si stabilisce un rapporto molto intimo. Una persona scrive, una legge. In questo senso la parola ha un potere straordinario. Non arriverei fino al punto di sostenere che la parola sia sacra. Certo, essa è fonte di educazione, di divertimento e molto spesso di complicità. By way of justification for such acts, una delle frasi che Jim Welsh ricorda ai giovani nativi che ama incontrare è: «Solo un indiano sa chi è».
Ho scritto quella frase, solo un indiano sa chi è, in risposta a una recente controversia che ha opposto negli Stati Uniti gli scrittori indiani ad alcuni scrittori bianchi. Taluni di essi hanno scritto racconti e romanzi partendo da e ponendosi in un'ottica indiana. Questo non è piaciuto a molti di noi, non solo agli scrittori indiani, a tutti gli indiani in generale. I nativi credono di essere gli unici a sapere chi sono, da dove provengono, che cosa hanno alle spalle, che cosa provano, come vedono il mondo. E questo traspare chiaramente negli scritti degli autori indiani, ma solo nei loro, e ovviamente nei racconti orali vecchi di secoli e nei discorsi dei nostri antenati. Il mondo indiano è molto complesso e solo noi lo possiamo capire e interpretare. Ecco perché io penso che uno scrittore bianco, anche se cerca di esprimersi attraverso un personaggio indiano, non possa capire che cosa significhi essere indiano. Pur di convincere se stesso di non poter continuare a insegnare, Jim scoprì rapidamente di soffrire di claustrofobia. Così ora le ricerche negli scantinati dell'università le svolge la moglie Lois, a sua volta direttrice dei corsi universitari di creative writing. Jim può cominciare a lavorare a mezzogiorno e, cosa che adora, scrivere fino alle prime luci dell'alba. Lois Welsh, di sangue rigorosamente bianco, è un'entusiasta sostenitrice sia dei molti scrittori del Montana, The Last Best Place, dicono qui, l'ultimo posto migliore, sia degli scrittori indiani. Con un debole, oltre che per il marito, per Leslie Silko, una scrittrice affascinante che noi incontreremo a giorni nel suo eremo perso tra i cactus del deserto dell'Arizona. A Jim Welsh, anche se non apprezza l'insegnamento, piace parlare ai giovani indiani e non. Lo fa con impegno, ospite di illustri università sparse in ogni angolo della nazione. Alle sue conferenze fanno spesso seguito discussioni animate. Uno dei temi più caldi? Gli indiani devono richiedere o meno, accettare oppure no, la chiusura delle loro riserve. Gli indiani credono che per sperare di sopravvivere devono assolutamente salvaguardare la propria cultura, anche se spesso sono costretti ad accettare i compromessi dettati dalle circostanze nelle quali vivono, loro malgrado. Effettivamente, negli ultimi anni si è parlato ripetutamente dell'ipotesi di sopprimere le riserve, di obbligare i nativi, una volta chiusele tutte, a fondersi con il resto della società americana, diventarne parte integrante e totalmente assimilata. Ebbene, gli indiani hanno sempre rifiutato una simile ipotesi, perché temono che se confluissero nella società statunitense perderebbero la propria cultura e smarrirebbero la propria identità tribale. Io penso che sia importante che le riserve continuino ad esistere, e così pure i territori limitrofi. La riserva è solo strumento che permette agli indiani di avere un sense of place, un senso del luogo. Noi proveniamo da queste terre, per noi esse sono sacre. Questa è la nostra patria. Solo così la cultura indiana potrà sopravvivere. In my first hard springtime, those red men you offended were my brothers. Town drinkers, Buckles Pipe, Starboy, Billy Fox were blood to bison. Albert Heavyrunner was never civic. I had heard when I was young, and I think it's true that. Quando ero giovane ho sentito dire, e credo sia vero, che la poesia è soprattutto un atto di scoperta di se stessi. Scrivendo, in realtà si scopre qualcosa di e su se stessi, qualcosa di cui ci si accorge solo dopo aver scritto la poesia, solo dopo averla riveduta e rielaborata più volte. In quel momento si comincia a vedere in una poesia qualcosa che non si sapeva di sapere di se stessi. In una poesia ci può essere qualcosa che ci stupisce, che ci obbliga a chiederci come ho potuto scrivere queste parole, oppure queste sono cose che io non so, che non conosco. Il fatto di scrivere versi spesso conduce a scoperte meravigliose. I could deny them in my first hard springtime, but choose, amazed, to ride you down with hunger. La poesia è molto economica, il linguaggio poetico è essenziale, le sue immagini sono chiare. Le tecniche che ho imparato scrivendo versi sono strumenti che ho poi applicato anche alla mia prosa e che mi sono tuttora di grande utilità. Penso in particolare alla disciplina, all'essenzialità della scrittura.
an important one. All'Università del Montana, Jim conobbe anche il poeta Richard Hugo, un personaggio curioso e carismatico che guidò Welsh verso mondi poetici che ignorava: il surrealismo, l'opera del poeta peruviano Cesar Vallejo, i versi del suo contemporaneo statunitense James Wright. Di Richard Hugo mi piace ricordare un verso folgorante: ho i soldi e posso pagare per il passato. He considered himself a blue collar type. Richard Hugo si considerava un blue collar, un operaio, non un intellettuale, e cercava di comunicarci quel suo stato d'animo. Molti di noi, studenti provenienti da piccole comunità e dalle campagne, credevano che un poeta dovesse avere solo pensieri elevati e vestirsi rigorosamente di nero. Hugo invece poteva sembrare tutto tranne un poeta e ci incoraggiava a scrivere delle nostre esperienze e a riferirci ai nostri paesaggi. Il suo insegnamento mi sbloccò e cominciai a scrivere freneticamente. Fu davvero lui la mia grande fonte di ispirazione. Riding the Earth Boy 40 del 71 fu il primo libro pubblicato da Welsh e per ora anche la sua unica raccolta di versi. Dio mio, è almeno 15 anni che non scrivo più una poesia. Credo sia dovuto al fatto che ho l'impressione, anzi la certezza, che la mia prosa sia lo sviluppo naturale dei miei versi e ne abbia preso il posto. Penso che la mia poesia ormai sia diventata parte integrante della mia prosa. Mi manca solo la forma poetica come tale. Ma le mie immagini poetiche sono tutte presenti nei miei romanzi. Anche l'idea di usare il linguaggio in modo essenziale si specchia in quanto scrivo. E questo attingendo alle idee, alle immagini proprie dei miei esordi poetici. Ho trasferito nella mia prosa tutti gli elementi narrativi che ho imparato attraverso la poesia. In questo senso mi pare di non aver perso una sola battuta. 263 soldati americani perirono nella battaglia di Little Bighorn nel 1876, in gran parte contadini e immigrati, così lontani dalle loro case. Servirono la nazione certi di conquistare le grandi pianure. Generazioni di americani li ricordano e li celebrano quali eroi, supporto di una leggenda che si intitola L'ultima battaglia del generale Custer. Il nuovo libro di Welsh, sviluppatosi proprio da questo film televisivo, è un'appassionante ricerca sull'ultima battaglia del generale Custer, interpretata però dal punto di vista degli indiani. Un lavoro di documentazione, di analisi storica inusuale per Welsh, che afferma di trovarsi più a suo agio come romanziere, anche se l'angoscia di una nuova avventura narrativa lo attanaglia sempre. La fase iniziale di ogni nuovo libro è molto dolorosa. Credo lo sia per motivi psicologici, perché si pensa: non appena avrò cominciato a scrivere mi sentirò impegnato e dovrò andare fino in fondo e le mie fatiche cesseranno solo tra molti mesi. Ci si rende conto che ci aspetta un sacco di lavoro e quando si è acquisita un po' di esperienza si sa che si incontreranno momenti di grande difficoltà nei quali ci si sentirà incerti e confusi e ci si chiederà: ma questo libro è interessante? Vale le fatiche che sto facendo? Magari nel frattempo si sono già scritte 200-300 pagine e ci si continua a chiedere: ma che senso ha tutto ciò? Ecco perché è faticoso e doloroso cominciare un nuovo libro. Poi però, dopo aver scritto 30 o 40 pagine, quanto scrivo mi coinvolge e penetro a fondo nel mondo che sto creando. Così tutte le altre preoccupazioni, più o meno, scompaiono. Quali ricordi, quali immagini, quali emozioni hanno ispirato il suo primo romanzo, Un inverno nel sangue? Volevo occuparmi più da vicino della gente della mia riserva. Volevo raccontare il paesaggio dal quale provengo in modo più approfondito. Potevo riuscirci solo scrivendo un romanzo di ampie dimensioni. Da prima immaginai che potesse essere una specie di diario di viaggio. Pensai di scrivere delle avventure di viaggio partendo dal rapimento di un gruppo di turisti ai quali avrei mostrato tutte le meraviglie del mio territorio indiano. Così avevo immaginato che avrei trasportato questo mitico autobus di turisti da me rapito in ogni angolo delle terre della mia riserva affinché potessero capire e apprezzare la ricchezza di quei paesaggi. Poi però cominciai a pensare al libro in termini di personaggi, di storia, di svolgimento. E così quella prima vaga idea si trasformò in un romanzo vero e proprio, senza più dover rapire nessuno.
Cosa c'è di personale, di autobiografico nei racconti che sceglie di privilegiare e di scrivere? In Winter in the Blood, ad esempio, cosa c'è di veramente suo? Le situazioni del libro possono non essere autobiografiche, ma le idee che accompagnano il cammino del personaggio principale sono simili alle mie. Il protagonista si chiede chi sono, da dove vengo, che cosa cerco. Ebbene, mi sembra che egli cerchi di rispondere a quelle domande prima di dare una svolta alla sua vita. In un certo senso anch'io allora mi stavo ponendo quelle stesse domande. Forse non stavo attraversando una vera e propria crisi esistenziale, ma avevo bisogno di scoprire alcune cose su me stesso, sia intellettualmente che emotivamente. Il libro è servito anche a questo. A quali fonti letterarie ha attinto? Quali scrittori l'hanno ispirata? Chi la sorretta in quei primi momenti dolorosi cui accennava poco fa? Sicuramente Ernest Hemingway. Come ogni americano di sangue rosso, voglio dire di sangue bollente, che si rispetti, ho letto molte pagine di Hemingway. Ero affascinato dal suo stile limpido, dalle sue frasi semplici, dalla natura suggestiva del suo linguaggio. Sicuramente Hemingway mi influenzò molto. Ma forse ancor più di Hemingway mi fu di aiuto uno scrittore italiano, Elio Vittorini, che scrisse, tra l'altro, un libro intitolato Conversazioni in Sicilia. Mi sembra di capire che Vittorini fosse soprattutto un giornalista, ma quel libro è molto poetico e sorprendentemente ricco di immagini e idee surrealiste. È un romanzo molto semplice. Ogni breve capitolo vive di vita propria, quasi fosse un poema in prosa. Ma nel suo assieme si tratta di un libro splendido, avvincente, dotato di un linguaggio incredibilmente sofisticato. Lo confesso, ho letteralmente utilizzato il suo breve romanzo, non più di 150-160 pagine, quale modello per il mio modo di scrivere, per il mio stile letterario. Il secondo romanzo di Welch, La morte di Jim Loney, affronta il tema del meticcio, del mezzo sangue, un tema scottante per tutti gli scrittori indiani. Contrariamente a Inverno nel sangue, nella morte di Jim Loney, volevo che il protagonista avesse un genitore bianco e un genitore indiano, e fosse quindi proprio un mezzo sangue, come lo sono io. Mi interessava cercare di capire e spiegare chi sia e che cosa sia un mezzo sangue, quale cultura può o deve scegliere, farà parte del mondo dei bianchi o sceglierà le tradizioni indiane. Sono domande che mi pongo anch'io e sono gli interrogativi che hanno dato vita a quel romanzo. Fool's Crow dell'86 è forse il capolavoro di Welch, letto e insegnato in molte università americane. Collocato nel 1870, narra gli ultimi giorni vissuti in pace dalla tribù dei Piedi Neri, prima che i Napiquans, gli uomini bianchi, la contaminasse e la distruggesse. Fool's Crow, un giovane sciamano e guerriero, ha visto il futuro e ha capito che la libertà per la sua gente sta per finire. La mia bisnonna, che io non ho conosciuto, morì prima che venissi al mondo, aveva raccontato a mio padre, ai suoi fratelli e alle sue sorelle molte storie relative a quel periodo, gli anni 1860-70. Un periodo cruciale, perché di transizione tra due mondi molto diversi. C'erano ancora i bisonti, i piedi neri vivevano ancora nelle loro comunità tradizionali, cioè nei loro tipi, facendo largo uso del cavallo. Così mia bisnonna raccontò a mio padre il suo mondo, l'ultimo vero mondo indiano, e mio padre quelle storie le raccontò anche a me. Quei racconti orali sono la base del mio romanzo, che cerca di ricostruire e narrare la vita dei Piedi Neri, un periodo cerniera nella nostra storia. Il cavallo, in una lettura tecnologica del mondo indiano, fu una grande invenzione. Prima dell'arrivo del cavallo, gli indiani potevano contare solo sui cani. Cani grandi, grossi e arruffati che riuscivano a trascinare i pochi oggetti che ogni famiglia indiana possedeva. Quello che i cani non potevano trainare finiva nelle borse e nei sacchi che ogni indiano si portava appresso. Con l'avvento del cavallo, nelle grandi pianure, tutto cambiò. Improvvisamente gli indiani divennero mobilissimi. Poterono cominciare a cacciare i bisonti senza nessuna fatica e il cibo non fece più il loro difetto.
Si ricordano solo alcuni inverni terribili, per il resto bisonti e cacciagione non mancarono più. Le loro tende, le loro abitazioni diventarono più grandi e addobbate in modo più accogliente. Anche il fagotto dei medicinali e gli oggetti religiosi diventarono più voluminosi. Soprattutto un numero maggiore di persone poté cominciare a vivere in comunità, dando così vita a nuovi villaggi indiani. Insomma, grazie al cavallo, la società dei nativi divenne più complessa e sofisticata. Ha scritto Welsh nella morte di Jim Loney. Loney prese il bicchiere. Era mezzo pieno di vino. Aveva la bocca secca e il vino non gli parve buono. Da quasi un mese stava seduto al tavolo a bere vino e a dirsi: va bene, da questo preciso istante tornerò indietro, penserò a ieri, alla settimana scorsa, all'anno scorso, finché non si saranno sdipanati tutti i miei anni. Allora guarderò avanti e saprò dove sto andando. I feel very comfortable when I go over to Browning. Quando torno a Browning e mi immergo nel suo paesaggio, mi sento totalmente a mio agio. È un paesaggio che amo, anche se è crudele. Così come molto crudeli possono essere le persone che amo a Browning. Insomma, ho ancora un legame emotivo molto forte con la mia riserva, un complicato rapporto di amore e odio con la mia terra. Emozioni che non provo affatto per Missoula, la città dove vivo. Penso che sia una sensazione, uno stato d'animo comune a molti indiani. Siamo molto legati alla nostra terra, anche per poterla meglio proteggere. La gente, il bianco, ormai non osa più entrare nelle nostre comunità e spogliarci della nostra cultura. In passato i bianchi erano riusciti a privarci delle nostre terre, delle nostre lingue, della nostra identità. Perlomeno ci avevano provato. Ecco perché per gli indiani il senso del luogo è ancora così importante. Il solo indiano buono è l'indiano morto, amava ripetere ai suoi soldati il generale Sherman, il più spietato cacciatore di nativi. Non poteva sapere il povero, feroce generale che l'indiano in realtà non muore mai. Come disse Capo Seattle in un celebre discorso del 1855, l'uomo bianco non sarà mai solo. Fate che egli sia giusto e che tratti amichevolmente con la mia gente, poiché i morti non sono senza potere. I morti, dico, non c'è morte, soltanto un cambiamento di mondi. È proprio questa ricerca di mondi diversi e sovrapposti, sogno e realtà, che stimola maggiormente Welsh. Il modo con il quale altri popoli e altre culture trattano la realtà mi ha sempre incuriosito molto. Noi qui in America siamo troppo letterali e riduttivi nell'approccio che abbiamo nei confronti della realtà. Ci limitiamo a quanto possiamo toccare, vedere, sentire, provare. Questa, solo questa è la nostra realtà. Altre culture, in particolare quelle latinoamericane, sono in grado di incorporare ed esprimere una realtà più visionaria nella loro realtà temporale. È un'idea che mi piace, come mi piace pensare che una donna che sta stendendo dei panni al sole possa essere improvvisamente trascinata in cielo. È un'immagine bellissima, perché non dovrebbe poter essere anche vera, reale? Se si è uno scrittore di talento, come lo è indubbiamente Gabriel García Márquez nel suo Cent'anni di solitudine, si possono creare molte forme di realtà e il lettore riesce a credere a queste realtà, a questi mondi diversi. Nel mio prossimo libro mi piacerebbe saper creare una realtà diversa dall'interpretazione letterale americana della realtà e poi vedere che cosa succede. See what happens. Dice una canzone Sioux. Vivo, ma non vivrò sempre. Luna misteriosa, tu sola resti. Potente sole, tu solo resti. Stupenda terra, tu resti in eterno. Poi arrivò il cavallo di ferro ed ebbe inizio il selvaggio West.
L'interpretazione indiana dell'esistenza di Dio mi sembra di gran lunga preferibile a quella cristiana. Non penso che Dio sia su di una nuvola o in cima a una scala riservata a pochi eletti. Queste sono immagini che divertono molto gli indiani, perché l'idea che Dio sia relegato in cielo è veramente riduttiva. Dio per gli indiani è ovunque, nella natura che li circonda. Ecco perché tutto è sacro per gli indiani, e questa è un'interpretazione che mi piace molto. Toro Seduto non firmò mai un trattato. Pensava che il modo migliore di comportarsi con i bianchi fosse di evitarli. Era conosciuto come un abile oratore, un guaritore, un visionario. Raccontò attraverso splendidi disegni le sue battaglie con gli indiani nemici e con i soldati bianchi. La sua gente lo considerava un simbolo della resistenza, un eroe che non avrebbe mai accettato di vivere rinchiuso in una riserva. Diceva spesso: quando ero un ragazzo i Sioux erano i padroni del mondo, il sole sorgeva e tramontava sulle nostre terre. Quale trattato l'uomo bianco ha mai rispettato con noi? Nessuno. Dal XIX secolo ai nostri giorni, anche se negli ultimi 20 anni qualcosa è cambiato, l'idea dello sterminio fisico e culturale degli indiani è stato considerato dai bianchi un diritto divino e irrinunciabile. Molti gruppi religiosi hanno invaso le nostre riserve, hanno educato i nostri figli nelle loro scuole. Hanno tentato di trasformarli completamente, assoggettandoli alla loro cultura, anche fisicamente, tagliando loro i capelli e vestendoli come piccoli bianchi. Nulla è rimasto intentato pur di sterminare la cultura dei nativi. Non è facile ora ricucire lo strappo, porre rimedio ai molti torti e alle troppe colpe. E poi non è forse vero che solo un indiano sa chi è? Senza la presenza di Jim, sua moglie Lois avrebbe davvero potuto capire l'anima indiana? Probabilmente no, anche perché ero ignorante in modo classico, proprio come tutti quegli sciocchi americani di cui Jim scrive nei suoi libri. Ovviamente sapevo dell'esistenza degli indiani, avevo letto qualcosa su di loro, ma non mi ero mai resa conto che la cultura indiana d'America esisteva e prosperava proprio di fianco a me. Credo che, non solo attraverso Jim, ho potuto sviluppare l'interesse e la conoscenza per me affascinanti del mondo indiano. Lontano dalla riserva, un capo Sioux chiamato Toro Seduto si rifiutava disgustato di trattare con l'uomo bianco la vendita dei territori indiani. I bianchi finiranno per catturarmi, ma almeno avrò vissuto intensamente e da uomo libero. Siete degli stupidi ad accettare la schiavitù in cambio di un pezzo di pancetta affumicata. C'è chi crede che Toro Seduto, ucciso da soldati bianchi e polizia indiana nel 1890 a 59 anni, non abbia mai smesso di guidare il suo popolo. Solo un cambiamento di mondi, come disse Capo Seattle. Spero davvero che gli indiani di tutta l'America siano in grado di mantenere in vita le proprie tradizioni, perché solo così le varie tribù potranno manifestare la propria identità, ognuna con caratteristiche specifiche. Credo che sia molto importante che ogni generazione si senta partecipe di un processo di identificazione continuamente rinnovato, basato sulla tradizione. La cosa peggiore che potrebbe succedere ai nativi è appunto quella di perdere le proprie tradizioni. Molte nostre tribù si sono pericolosamente avvicinate a questo baratro senza ritorno. Non possiamo permetterci di perdere le nostre storie, dobbiamo tramandarle ai nostri figli. Non possiamo perdere i nostri oggetti sacri, rituali e le cerimonie che li contemplano. La mia speranza per il popolo indiano d'America è che sappia aggrapparsi alle proprie tradizioni, ma anche che sia in grado di trovare i mezzi per emanciparsi economicamente, così da vivere in modo autonomo nelle proprie comunità e non doversi mescolare ai grandi flussi della società bianca americana se non lo desidera. Se qualcuno vuole integrarsi, e a molti indiani l'assimilazione interessa, è libero di farlo. L'importante è che le tradizioni e la cultura indiana non vadano disperse. Solo così gli indiani sopravviveranno.
Loni accese una sigaretta alla candela e vide che la mano gli tremava. Non era una novità. Ultimamente succedeva abbastanza spesso e non sapeva se era una cosa fisica o se era causata solo dalle sigarette e dal vino e dal poco dormire. Strinse i pugni finché le nocche non diventarono bianche, ma le mani continuavano a tremare. E di nuovo, come quella sera dopo la partita di football, vedeva le cose in modo strano e tuttavia distinto. La candela, la bottiglia di vino, la lettera che aveva davanti, tutto gli ardeva chiaramente negli occhi, ma non aveva realtà alcuna nella sua mente. Era come se non ci fosse nessuna connessione tra occhi e cervello. E vide l'anello di fumo allontanarsi dal suo volto e vide l'uccello in volo. Come il tremito, l'uccello non era una novità. Ora veniva ogni notte. Era un grosso uccello scuro, né aggraziato né goffo, e tuttavia entrambe le cose. A volte le ali potenti fendevano l'aria con la monotonia della grazia. Altre volte sembrava che i battiti fossero fuori tempo, come se l'uccello avesse perduto la sua unica abilità naturale e fosse destinato alla fine ad abbandonare l'aria. Ma rimaneva su e Loni lo guardava, finché non entrò nella zona d'ombra, oltre la fiammella della candela.